Questa è Giuditta. Giuditta è una mamma single che è riuscita a trasformare una sua difficoltà in una grande opportunità. La cosa bella è che è riuscita a farla non solo per se stessa, ma per un'intera comunità di oltre 100.000 persone, tra genitori single e rispettivi bambini. Questa community ha un nome, si chiama Jangle, e oggi, dopo solo pochi anni dalla creazione, è già diventata una delle startup più promettenti nel settore. Come in ogni progetto di successo, il business è molto semplice. Jangle accoglie al suo interno adulti e bambini spesso in un momento molto particolare della loro vita, dando loro non solo modo di confrontarsi con le persone che stanno affrontando o hanno affrontato lo stesso percorso, ma di conoscere nuove persone, partecipare ad eventi, vacanze, momenti di network. Questi eventi sono organizzati proprio da Jangle, come spiegherà Giuditta. Il business si svilupperà su 3 pacchetti di abbonamento, cominciando dal primo totalmente free, a salire a seconda dei servizi che ognuno cerca all'interno della community. Non sono certo che dovrei dirlo, però Jangle sta per far uscire una nuova app, un sistema di chat tra i membri della community e altre novità davvero interessanti per l'estate, sia per la community dei genitori single, sia dal mio punto di vista anche per un investitore interessato a questo settore. Molti di voi conosceranno infatti Tinder, Bumble o altre app di incontri di questo tipo. Altri invece conosceranno, magari hanno proprio preso parte a community o startup che organizzano viaggi di gruppo, ma nessuno si è mai davvero concentrato sul mix di questi due settori. E ancor meno sulla nicchia dei genitori single che, ahimè, ad oggi, solo in Italia, conta più di 8 milioni di persone, oltre 50 milioni in Europa. E niente, non potevo non approfittare delle vacanze pasquali per andarli a trovare. Alla fine Giuditta e tutta la crew di Jangle lavorano qua a due passi, hanno gli uffici qua a Firenze e dunque la visita era d'obbligo. E dunque ci apprestiamo a sfidare il traffico di Firenze, i 472 autovelux, che caro Nardella, quello dopo la sua strada, proprio lì nascosto tra le piante, proprio da stronzi. E niente, andiamo. E arriviamo finalmente a destinazione. Gli uffici si trovano proprio nella corte di un bellissimo convento. O forse solo una chiesa. Comunque molto bello. Ad accogliermi c'è proprio Giuditta, mamma ed imprenditrice. Una ragazza davvero in gamba che avevo già conosciuto attraverso il percorso di accelerazione di Impact Hub. Percorso che in realtà Jangle sta seguendo proprio in questi mesi. Negli uffici ho conosciuto anche Eugenio, CEO e anima legale dell'azienda. Veronica, community manager, quindi la regista dietro al gruppo dei genitori single. E tutto il resto del gruppo che negli ultimi mesi si è allargato moltissimo, alternando presenza in ufficio e lavoro da casa. Ci siamo dunque seduti dapprima con Giuditta, che mi ha raccontato cos'è Jangle e soprattutto come riesce a combinare il lavoro da imprenditrice e il lavoro da mamma a tempo pieno. Per me è una cosa impensabile visto i ritmi che di solito siamo abituati a vedere negli imprenditori o nelle imprenditrici. Allora Giuditta, se mi racconti un po' cos'è Jangle, com'è nata l'idea e come state portando avanti il progetto, ecco. Allora, Jangle è nata da la mia separazione. Mi sono trovata ormai ben 7 anni fa a separarmi dal padre dei miei figli e dopo un periodo di disorientamento, depressione e aggiungerei anche un pizzico di isolamento sociale, perché comunque gli amici della coppia non hanno voluto scegliere da che parte stare, quindi mi sono trovata abbastanza isolata anche dal punto di vista amicale. Avevo bisogno di trovare qualcosa per ricrearmi una rete di amicizie, quindi ho messo su una specie di bloggettino, perché ho detto vabbè, magari su Firenze trovo qualche persona per uscire, mangiare una pizza e divertirsi con gli amici. Il progetto mi è esploso in mano e è diventato un social network per genitori separati, dove anche i figli però sono i benvenuti, quindi a differenza di tutti gli altri social che tendono un po' a escludere il target quarantenne con figlio, da noi invece si fanno le cose proprio insieme. Quali sono i numeri oggi, Jangle? Ad oggi abbiamo 58.000 genitori iscritti e 62.000 figli. Abbiamo fatto l'anno scorso circa 12.000 eventi in un anno. Siamo su 10 regioni. E invece Giuditta, come riesci, diciamo, un po' a mixare il fatto di essere mamma e venditrice fondamentalmente? Non lo so. In realtà non ci riesco, nel senso che lavoro tutte le volte che non devo stare con i bambini. Okay. Io per esempio qua in azienda sanno benissimo che alle 4:15 scappo, morisse il mondo, perché devo prendere i bambini, però poi alle 5 sono di nuovo operativa a casa con i bambini mentre loro urlano, guardano la TV o fanno i compiti accanto a me. Quindi per esempio il
pomeriggio mi metto le call in modo tale che chi deve interloquire con me riesce a sopportare il caos di sottofondo che in genere c'è. Poi lavoro tanto anche la notte, così io li posso scrivere a qualunque ora del giorno e della notte, okay. E mandare appunti e cose varie a qualsiasi ora. E poi sicuramente, essendo un progetto che mi piace, essendo un lavoro che mi piace, essendo una vita che ho scelto, è una mia grande passione, quindi diciamo che è talmente entusiasmante, dà talmente tanta energia il fatto di vederlo crescere, che è parallelo al ruolo genitoriale. Vedo crescere i figli da una parte e l'azienda dall'altra, dedico la stessa energia ad entrambi. Proprio per questa crescita vedo che anche qui si cresce. Mesi, esatto, sì. Puoi parlare un po' del team? Sì, non sì. Assumiamo più, che c'avevo ogni settimana c'avevo l'alert su LinkedIn. Allora sì, il team è cresciuto e ora finalmente abbiamo trovato tutte le persone per coprire tutti i settori. Quello che è stato ovviamente più difficile è il lato informatico, perché Jengle è una piattaforma tecnologica, IT è non fondamentale, di più abbiamo una UX UI che quindi si occupa proprio di tutta l'esperienza utente, il flusso del percorso che l'utente fa online e così via. Dopodiché abbiamo l'altro ruolo fondamentale, che è la community manager, che è Veronica. Cura la community, crea engagement per la community, gestisce la governance, fa tutte quelle azioni che aiutano a rendere la community appunto più attiva, più ingaggiata e così via. Poi abbiamo il social media, che ovviamente è quello che si occupa di fare le campagne e portare nuovi utenti dentro Jengle. Dopodiché abbiamo il reparto vacanze, perché in questo momento il cuore del business di Jengle è fondato sulle vacanze di gruppo per genitori single o con figli o senza figli. In questo modo riusciamo a mandare le persone in vacanza insieme, facendoli spendere meno e creando un bel gruppo di amici. Poi c'è Eugenio, la colonna portante di Jengle, che si occupa di tutta la parte burocratica e illegale dell'azienda, e quindi si occupa anche della privacy policy, di gestione dei dati, DPO. Insomma, se succedono problemi, diciamo, è la persona che risponde. Sto scherzando, cut! E invece il CEO cosa fa? Ah, cosa fa il CEO nell'arco di una giornata? L'interessantissima giornata di un CEO comincia con numeri, obiettivi della squadra, gestione del personale, quindi sapere chi fa cosa, capire se c'è bisogno di tappare magari dei buchi da qualche parte, spostare le persone da una parte all'altra e fondamentalmente fare e rifare la presentazione di Jengle infinite volte fino a renderla il più perfetta possibile. E poi sicuramente mi interfaccio con tutti gli stakeholder, proprio in modo da tenere anche aggiornati cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo. Ci piace essere molto trasparenti. Allora, raccontami un po' invece del futuro, quali sono i piani di Jengle da qui ai prossimi 1, 2, 3 anni? Come breve termine, proprio brevissimo, ora a giugno contiamo di mettere a terra la nuova app per i Jengle all'ascolto. È vero, giuro, sta arrivando la nuova app che prevede intanto la parte free, quindi la community. Dopodiché saranno fatti altri due rilasci con due scaglioni tariffari che includeranno alcuni servizi, alcune, come posso dire, chicche. Non si possono rivelare anche perché sono molto specifiche e tecniche alcune. Dopodiché, come roadmap, prevediamo di finire di validare in Italia bene e poi di spostarci all'estero. Quindi c'è già un futuro abbastanza international. Ambizioso. Se invece vuoi raccontarci un po' della tua storia, cosa facevi prima, qual è stato il tuo percorso? Allora, è una cosa che racconto sempre molto volentieri perché è un po' particolare, perché io sono un direttore creativo e sono specializzata nella comunicazione visual per beni di lusso. E quindi uno dice, come mai questo salto da una cosa all'altra? In realtà la comunicazione dei beni di lusso ha tantissimi parallelismi con la community e la cura della persona. Tant'è che Jengle nasce proprio, si dice in termini come design thinking, no? Okay. Quindi sono partita dai bisogni dell'utente, come l'utente voleva sentirsi, no? Come voleva essere rappresentato dal marchio, e ho fatto il processo al contrario, un po' come si fa con, per esempio, la gioielleria. Un gioiello, se te indossi, per esempio, un gioiello di marca, vuoi essere inserito in un certo target utente. Quindi in realtà mi è servito tantissimo proprio per fare questo procedimento, cosa che altrimenti, avessi studiato comunicazione magari a livello generale, non avrei potuto fare. Ho poi parlato con Veronica, che come vi dicevo è la community manager del gruppo, e mi ha raccontato davvero cosa vuol dire fare quel mestiere. Mi raccomando, non chiamatela social media manager, ci tiene particolarmente, e in effetti sono due lavori diversi. Ciao a tutti, io sono Veronica e sono la community manager di Jengle. Cosa fa una community manager? La community manager
manager è il punto di riferimento per tutta questa grandissima comunità che poi chiamiamo famiglia, perché insomma siamo in contatto quotidiano, parliamo, ci scriviamo e in parte ci conosciamo, possiamo dire. Io in quanto punto di riferimento devo dare una struttura a questa community, attribuisco ruoli, attribuisco compiti, stabilisco insieme chiaramente al team poche e buone regole e faccio sì che tutta questa grande community, tutta questa grande famiglia funzioni al meglio in armonia. Chiaramente Jungle è una startup. Perché lavorare in una startup? Perché mi piace, e tutte le persone che lavorano in una startup piace il contatto diretto con le persone, l'informalità, la varietà delle azioni quotidiane di tutto quello che viene fatto. Quindi insomma io faccio la community manager, ma faccio tantissime cose in quanto community manager e in quanto dipendente di una startup, quindi mi interfaccio con tutti i reparti, da quello tecnologico a quello di marketing del quale faccio parte, a quello di customer care, piuttosto che interfacciarmi quotidianamente con l'amministratore delegato e tutta la community. Quindi insomma ho uno sguardo della situazione a 360 gradi e questo mi dà la possibilità non solo di imparare tantissimo dagli altri, ma anche di poter in qualche modo ampliare le mie competenze e poterle mettere in pratica poi all'interno della community. Allora, qual è la giornata tipo di una community manager? Io sono praticamente, vorrei dirvi 8 ore al giorno, ma in realtà è 24 ore al giorno, al telefono e su WhatsApp. Perché? Perché il contatto diretto con i vari attori della community è fondamentale per creare empatia, per far sì che loro si fidino, quindi per creare una fiducia reciproca, per fargli vedere che sono presente e che quindi loro hanno davvero un punto di riferimento con il quale confrontarsi quotidianamente e per, diciamo, risolvere eventuali dubbi o problemi che sorgono in situazioni singole. L'altro mio compito è quello di creare engagement per loro, quindi io devo in qualche modo ideare, progettare e proporre attività piuttosto che nuovi contenuti, piuttosto che lanciare idee o chiedere idee per far sì che ci sia uno scambio reciproco, una crescita continua, ma che non sia solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Quindi in conclusione, essere una community manager per una startup è un lavoro molto delicato, molto impegnativo, soprattutto emotivamente e psicologicamente, però dà delle soddisfazioni che nessun altro tipo di lavoro può dare, almeno per me. Ciao! A me a questo punto non resta che salutare e ringraziare tutto il team di Jungle, augurandogli un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo del percorso con Impact Hub. Sono davvero felice di aver portato in questo video un grande esempio di imprenditoria al femminile. Un team di donne veramente toste e veramente in gamba, che come avete visto riescono ad utilizzare i momenti di difficoltà come delle opportunità. Io credo che sia un grandissimo esempio per molti che hanno in testa un'idea e che si fanno fermare da quei mille problemi quotidiani che alcune volte sembrano insormontabili. Come vedete, di insormontabile non c'è niente, c'è sempre un modo per aggirare le difficoltà. Quindi non smettete mai di credere nelle vostre idee, cercatele sempre di portare fino in fondo. E un giorno sarò contento di poterle raccontare. Per il resto ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!